We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. Slowly turned you, let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. Ci troviamo alla trattoria Campagnola in Costa Lunga, nel Bresciano, nel cuore della città di Brescia, dei fratelli Lavezzo, per la presentazione ufficiale della SC Brescia. 10 anni di storia, siamo con Sergio Corti, presidente, 10 anni di storia e voi sempre con entusiasmo come il primo giorno. Certo, ci mettiamo alle spalle il 2013 che per i nostri colori è stato un anno positivo. Con la categoria allievi, con 6 ragazzi, abbiamo ottenuto la vittoria, abbiamo ottenuto la medaglia di bronzo su pista, abbiamo ottenuto la maglietta di campione provinciale a cronometro e ottimi risultati sulla strada. Con orgoglio ci presentiamo col 2014, sempre con la categoria allievi, abbiamo 7 ragazzi, 4 del secondo anno e 3 del primo anno, che se questi ragazzi ci mettono la passione, la grinta e il sacrificio, sicuramente l'anno prossimo otterranno anche loro degli ottimi risultati. Risultati che il 2014 sicuramente arriveranno, 7 allievi pronti per questa stagione, 7 allievi, ma dobbiamo dire, Presidente, che voi quando siete nati all'inizio tanto entusiasmo che avete ancora tuttora, anno dopo anno siete cresciuti, non avete mai guardato la vittoria ma la cultura di questi ragazzi, la cultura di questo sport delle due ruote e poi questi sogni nel cassetto che si stanno avverando. Sì, noi abbiamo questa passione che ci porta avanti, come dici tu, da 10 anni. Abbiamo anche un nucleo di appassionati che tutte le domeniche portano i miei colori sulle strade bresciane e vorrei ringraziare, no, che ci permettono di fare tutte queste cose, sono gli sponsor che ho alle mie spalle, dove ci permettono di guardare avanti il 2014. Nonché devo ringraziare i miei collaboratori, devo ringraziare sicuramente tutti i direttori sportivi che tutte le domeniche, tutte le settimane sono impegnati con i ragazzi per fargli svolgere questa passione che loro hanno. Abbiamo parlato prima, un momento fa, di 3 o 4 cose, una fra queste, i sogni del cassetto. Un presidente all'inizio di stagione, cosa vorrebbe? Sì, innanzitutto il sogno del cassetto c'è, a me piacerebbe avere più ragazzi. Vorrei che nel 2015, visto che siamo l'unica società di Brescia, riuscire a realizzare una squadra di juniores. Abbiamo le possibilità, dobbiamo mettere in chiaro certe situazioni. Se tutto si svolgerà nel verso giusto, abbiamo la possibilità di farlo. ASC Brescia,
nel cuore di Brescia, una società bresciana puro sangue, bresciana nel senso città di Brescia, ed è per quello che hanno scelto la trattoria Campagnola in Costa Lunga, qui nel cuore di Brescia, dei fratelli Lavezzo, che ciclisticamente loro sono veramente una storia del ciclismo, e perciò un cocktail questo di presentazione molto interessante. Certo, siamo venuti qui perché conosciamo Lavezzo, ci ha ospitato con la sua location, siamo qui a presentare la nostra squadra, al che devo ringraziare tutti gli amici che sono venuti a trovarci per la nostra presentazione, che sicuramente poi in seguito li saluterò ad uno a uno e avremo il modo di chiacchierare due orette insieme. La storia è partita 10 anni fa con l'insegna di Roberto Corti. Era piccolissimo, dai giovanissimi andava forte, era sempre presente poi negli esordienti, negli allievi e poi in unione, poi nei dilettanti e poi una storia ciclistica che veramente ha fatto caratterizzare questo ragazzo. Sì, è stato lui che ha spronato un po' il tutto e lo ringrazio. E alla fine con lui siamo sempre andati avanti, siamo sempre andati in crescita, siamo arrivati al 10° anno e c'è solo da augurarne tanti altri. Naturalmente il presidente Sergio Corti, questo è lo staff dei dirigenti, Carlo Dorici vicepresidente, la segretaria Rossella Brognoli, i direttori sportivi Antonio Corti, Piero Burgio, Attilio Bessi, accompagnatori Carlo Chiappi e Renato Pertica. Uno staff di gente che conosce molto bene questo ciclismo. Certo, sono tutti collaboratori che poi alla fine servono per continuare e per procedere a questa attività che stiamo formulando. Io devo ringraziare tutto il movimento ciclistico, ringrazio tutti e spero che con queste iniziative per l'anno 2015 si possa trovare il compatto per iniziare qualcosa di nuovo. Ecco.